Buon pomeriggio, bambini, fanciulli, ragazzi, ragazze, a tutte le famiglie della nostra bellissima comunità di Faggiano, tutta. Credo che sia suonata per tutti non solo la campanella del primo giorno di scuola, ma anche la sveglia, che sia venuto la mamma o papà vicino a svegliarti e forse abbiamo sbuffato, forse ci siamo alzati con un po' di mannaggia il primo giorno di scuola, oppure qualcuno con la gioia, perché forse è il primo giorno di scuola in assoluto, penso soprattutto ai più piccoli della scuola dell'infanzia la prima volta, penso ai piccoli della prima elementare, penso ai giovani di primo superiore, di prima media, magari trepidanti per il nuovo percorso che inizia. Sicuramente in tutto questo i più felici sono i genitori. Scherzavo perché vi tocco. Perché finalmente le loro mattinate si liberano. Scherzo, ovviamente i genitori, io già me li vedo appostati con le loro macchine fotografiche, cellulari, a riprendere ogni istante, ogni passo del vostro ingresso a scuola, di questo percorso, perché hanno la collezione di ogni anno scolastico. Bellissimo, perché questo significa che dietro ogni bambino c'è un genitore. Però ecco, fare quel passo dopo quella sveglia e quella campanella è qualcosa di importante. Io ho scelto di fare questo breve video per augurare a tutti buon anno scolastico, e lo faccio qui in chiesa, ma sullo sfondo c'è la nostra Faggiano, perché non dimentichiamoci che esiste la prima scuola, che è la famiglia, esiste la scuola che è la scuola dove ci rechiamo ogni giorno, ma esiste la scuola che è la vita di ogni giorno, lì dove viviamo e lì dove siamo chiamati a mettere in pratica tutti gli insegnamenti che riceviamo dai genitori, dagli insegnanti, dai sacerdoti, per chi va in parrocchia, per chi crede, ma per tutti gli insegnamenti che riceviamo. Innanzitutto permettetemi di dire un grande grazie a Pasquale Ficocelli, a Teletrio, che sta permettendo questo momento. Innanzitutto, allora, permettetemi un buon inizio, scusate se inizio da... non voglio tirare acqua al proprio mulino, inizio dagli insegnanti. Ecco, buon anno scolastico alla nostra preside e a tutti gli insegnanti, quelli che insegnano nella nostra scuola e ai tanti faggianotti che insegnano fuori. Ecco, insegnare oggi è una cosa molto sottovalutata, anche sottopagata, ma una cosa, un'arte importantissima, perché educare è la cosa più difficile, ma oggi è la cosa più essenziale. Oggi c'è bisogno di testimoni e di insegnanti autentici, persone che facciano amare la scuola, persone che facciano amare il sapere e che trasmettano non a dei contenitori vuoti, ma trasmettano la loro esperienza, il loro sapere, le loro competenze a dei bambini che diventeranno gli uomini e le donne di domani. Buon anno alla preside e a tutti gli insegnanti. E ora mi rivolgo a voi, bambini, ragazzi, ragazze. Innanzitutto la parola scuola. Io è una parola che amo tantissimo. Sapete che è composta da alcune lettere. La S, la C, la U, la O, la L e la A. Ho provato a fare un gioco, vediamo queste lettere cosa mi facevano venire in mente. La S. Beh, innanzitutto mi fa venire in mente la parola sogno.
La prima cosa, sogno, a me piace sognare. C'è un proverbio africano che dice che quando sogni da solo è solo un sogno, se sogni insieme comincia ad essere la realtà. Ragazzi, bambini, sognate, abbiate dei sogni e coltivate i vostri sogni. La scuola vi aiuterà a realizzarli. Ma questa S mi ricorda anche la parola solidarietà. Solidarietà perché, ecco, noi a scuola impariamo a essere in solidum, cioè tutt'uno con qualcun altro, a essere, ecco, generosi verso qualcun altro. Impariamo ad allargare il cuore. Poi c'è la C di comunità. Beh, la scuola, è vero che ognuno fa il suo percorso individuale perché prende il suo voto e poi sulla pagella c'è il suo voto, però la scuola è un laboratorio dove si impara a vivere insieme, dove si impara che nella vita non sei solo, che sei solo vai veloce, ma se corri insieme a qualcun altro vai lontano. Allora la scuola ti insegna a stare insieme agli altri e a vivere insieme agli altri. Nella scuola, nella comunità avvengono i bisticci, avvengono le cose belle, ma avviene anche la condivisione. Si impara a condividere, così nasce la comunità. La U, umiltà. Beh, a scuola non arriviamo tutti imparati, altrimenti non ci sarebbe bisogno di andare a scuola, ma metterci nella disposizione giusta, sapendo che noi abbiamo sempre qualcosa da imparare e non finiremo mai di imparare. Quando impariamo qualcosa dobbiamo volerne imparare sempre una nuova. Ecco, l'atteggiamento dell'umiltà è un atteggiamento importante perché permette agli insegnanti di porsi non come uno che io ne so più di te, ma io sono al servizio di te, e mette i bambini, i ragazzi nella predisposizione di fidarsi degli insegnanti da cui apprendo qualcosa, ma anche le famiglie a cui chiedo di essere più umili, perché si devono fidare della scuola a cui affidano i loro figli, non solo formalmente, ma li affidano nel vero senso della parola. Quindi l'umiltà è una parola che ci riguarda tutti. Poi la parola scuo. È stata la più difficile. Mi veniva in mente la parola opportunità. Sì, la scuola è un'opportunità. Noi siamo abituati a vedere la scuola come un obbligo. Non è solo un obbligo fino ai 16 anni, ma la scuola è prima di tutto un diritto. Un diritto per cui tante persone si sono spese e hanno dato la vita perché tutti potessimo avere questo dono. Ecco, vi invito a pensare a tanti bambini in tante parti del mondo che non hanno questa opportunità che abbiamo noi, questa occasione. Ecco, quindi se noi vedremo la scuola come un obbligo, ci andremo ogni giorno col musone e staremo sempre col orologio nell'attesa che e quando finisce il professore, quando finisce la maestra, voglio uscire, voglio andare a casa. Invece no, la scuola dobbiamo, se io la vivo come opportunità e non sempre con l'orologio o come obbligo, capisco che la scuola mi serve perché mi fa diventare una persona migliore. Poi la L di lavoro. Beh, non si ottiene niente senza lavorare. E a scuola non si va per il voto. A scuola si va per apprendere. E tutto questo avviene attraverso il sacrificio, attraverso il lavoro. Io molto spesso ricordo ai ragazzi, guarda, che i tuoi genitori per farti andare a scuola pagano le tasse, si alzano la mattina, vanno a lavorare e oggi tu devi studiare, che è un lavoro che
materialmente non ti fa guadagnare niente in termini di soldi, ma in termini di questa e di questo ti fa crescere tanto. Ricordatevi che non si raggiunge niente con la pigrizia, ma solo lavorando e lavorando insieme. A amicizia. Beh, la scuola è il luogo dove si costruiscono le grandi amicizie, amicizie tra alunni, amicizie tra insegnanti, amicizie tra genitori. Non deve essere mai un luogo di contesa, non deve essere mai un gareggiare a chi arriva primo, no. Ma la scuola deve essere luogo dove si coltivano le belle amicizie. Allora io posso dire che se c'è una parola che mette insieme tutte queste, è proprio la parola scuola stessa, perché la scuola è scuola di sogni, è scuola di solidarietà, la scuola è scuola di comunità, la scuola è scuola di umiltà, la scuola è scuola opportunità, la scuola è una scuola di lavoro, la scuola è una scuola di amicizia, la scuola è una scuola di vita. Allora, l'obiettivo nostro è essere persone in quel contesto, ma anche fuori da quel contesto, per chi andrà fuori nella vita. Allora, bambini, ragazzi, queste lettere adesso sono sparse. Le mettiamo in ordine insieme, perché ogni tanto si tratta di mettere in ordine nelle nostre giornate. Ogni tanto capiterà che queste lettere andranno a fasi alterne, ogni tanto qualcuna verrà meno. L'importante è tenerle sempre unite. E ricordatevi che chi studia diventa una persona migliore. E soprattutto è più bello se questo fatto insieme. Buona scuola a tutti e buon anno.